queste ore all'Isola dei Famosi si stanno verificando delle discussioni molto accese tra due naufraghi, Paolo Brosio e Riccardo Fogli. Il giornalista ha attaccato pesantemente il cantante dopo quello che è accaduto in occasione della puntata di mercoledì scorso del reality show. Brosio, infatti, ha accusato il compagno d'avventura di averlo tradito. Scopriamo insieme che cosa è successo e di che tipo di tradimento si parla. Le accuse contro Paolo Brosio. Durante la puntata in diretta di mercoledì scorso dell'Isola dei Famosi, Paolo Brosio è stato pesantemente attaccato da Jeremias Rodriguez. Il ragazzo, infatti, con la complicità della sua fiamma Soleil, ha accusato Paolo di essere falso. Secondo il fratello di Belen Rodriguez, infatti, Brosio si comporterebbe in un modo dinanzi le telecamere e in tutt'altro modo quando le telecamere si spengono. Tali dichiarazioni hanno, naturalmente, fatto infervorare Paolo Brosio, il quale ha prontamente smentito tali infamie. A distanza di un po' di giorni, però, il giornalista ha avuto modo di pensare a tutto quello che è accaduto in puntata e ha sentito il bisogno di attaccare il compagno Riccardo Fogli. Isola dei Famosi. Il tradimento di Riccardo Fogli. Nel caso specifico il naufrago Paolo Brosio ha detto di essere rimasto molto male dal comportamento del cantante. Paolo ha accusato il suo compagno d'avventura, Riccardo Fogli, di non essere intervenuto in sua difesa nel corso della lite avuta con Jeremias e Soleil. Secondo il suo punto di vista, infatti, questo comportamento avrebbe generato un vero e proprio tradimento. Il giornalista ha voluto ribadire che l'aiuto di un amico ritorna sempre utile in situazioni come queste, e il cantante non è stato all'altezza della situazione. Riccardo Fogli, però, non ha dato molto peso allo sfogo del compagno, dal momento che sembra avere la testa da tutt'altra parte. Subito dopo, infatti, ha deciso di andare alla ricerca del cibo da procurarsi per la giornata.